Boschi che dice che chi non vota le riforme costituzionali in autunno la pensa come Casa Pound. Vabbè, l'è scappata. Sono frasi che infelici che possono capitare. Però non c'è un problema di dissenso all'interno del partito? No, perché ognuno fa quello che sente in coscienza, soprattutto in un referendum costituzionale. Lei cosa voterà? Sinceramente non lo so ancora. Ho degli aspetti dove voterei sì sicuramente, come per esempio il superamento del bicameralismo perfetto. Altri aspetti che mi convincono meno. Mi piacerebbe poter votare i singoli quesiti in modo diviso, ripartito, con blocchi omogenei che possano in qualche maniera poi evitare all'elettore di dover dire o tutto sì o tutto no. Pare che sia difficile questa soluzione, ma alla buona volontà e all'ottimismo della volontà non ci dovrebbero essere limiti. Io penso che spacchettare i quesiti consentirebbe di evitare la logica del plebiscito personale e consentire poi a ciascuno di votare i quesiti secondo coscienza, e questo secondo me sdrammatizzerebbe un passaggio che non mi pare di dover caricare sì, di particolari significati politici. Cioè, non riesco a capire perché il Presidente del Consiglio dica che quel referendum è decisivo per il suo futuro politico, è una cosa che non ha senso. Quindi la Costituzione non ha niente a che vedere con i singoli, è la madre della nostra visione del futuro, non c'entra niente col singolo. Non è importante che si voti sì o no, è importante che la gente vada a votare e creda nel referendum. Vi siete sentiti col Presidente del Consiglio dopo il referendum sulle trivelle? No.